Benvenuto Andrea Pafotto di Roma Servizi per la Mobilità. Andrea, Grazie. siamo qui oggi, il primo giorno di questa settimana europea della mobilità. Iniziamo proprio con te, facciamo un 30 minuti circa di diretta per affrontare questo importante e delicato tema dei mobility manager. Quindi ce ne parli un po', che cos'è questa figura del mobility manager? Il ruolo del mobility manager è stato declinato dal lontano decreto del ministro Ronchi del 1998, quindi la figura nasce da lontano, e volendo utilizzare una definizione diciamo standard, è il referente della mobilità per l'azienda o per gli enti che rappresenta. Quindi vedete una figura che viene nominata dai vertici aziendali e con l'arduo compito di individuare le soluzioni più efficaci per la propria azienda per promuovere la mobilità sostenibile. Mobilità sostenibile che ovviamente, come sappiamo tutti, ha come dire, un ampio raggio di azioni, no? Mobilità sostenibile è un termine molto utilizzato, ma spesso non ben compreso nella definizione corretta. Evidente che per sostenibile si intende una mobilità che produce un impatto contenuto sull'ambiente e quindi la prima modalità di spostamento casa-lavoro che è favorevole all'ambiente, senz'altro la mobilità dolce, quindi andare a piedi, andare in bicicletta, e a questo poi recentemente si sono introdotte altre tipologie di supporti, no? Dal monopattino, alle bike o quant'altro. Salendo si arriva fino alla mobilità sul trasporto collettivo, che evidentemente nel momento in cui aggreghiamo gli spostamenti in un vettore di grandi dimensioni coordinato per il trasporto collettivo, anche questa è un'azione che favorisce la mobilità sostenibile. Allora, di fatto, il mobility manager è colui che individua delle possibili leve per favorire l'abbandono della vettura. Ecco, questa è la Quindi più chiave di volta. sostenibilità, come spostarsi Come spostare? abbandonando il più possibile la nostra Sì. macchina, le nostre moto, i nostri motorini, quindi Esattamente, più il mezzo sostenibile. privato. Poi per gli irriducibili del mezzo privato esistono comunque delle soluzioni. Quindi io comunque mi voglio muovere col mio veicolo, la mobilità sostenibile offre altre opportunità sempre in sharing, come per esempio il carpooling. Io mi muovo la mia macchina, però do un passaggio ad un'altra persona. Oppure mi muovo sempre a share mobility e offre la possibilità di utilizzare, come sappiamo, dei vettori ad uso individuale, però che sono condivisi con altri soggetti, quindi dal monopattino fino all'autovettura, questi possono essere ovviamente gli sharing, come vediamo, ci sono tanti operatori su Roma, no? Ma come si fa a diventare un mobility manager in un'azienda? Allora, è un passo che richiede una semplicissima formalità, che è la nomina da parte della dirigenza aziendale di questa figura professionale. Questa forma però ha una enorme importanza dal punto di vista del ruolo del mobility manager, perché nel momento in cui il vertice aziendale individua un soggetto e gli affida il compito di ottimizzare la mobilità dei propri dipendenti, sta dando una delega importante, cioè lo sta investendo dell'autorità e della copertura aziendale nel fare certe proposte. Questo significa che l'azienda dietro un percorso che di fatto si declina nel piano della mobilità aziendale deve anche inserire degli investimenti, quindi l'azienda può dare un mandato indirizzando il piano in relazione a quelle che sono le risorse che l'azienda stessa può mettere a disposizione. Quindi il mobility manager deve avere una delega e degli strumenti che chiaramente il proprio lavoro lo deve contestualizzare con l'azienda stessa. Se l'azienda dei parcheggi si può muovere in un modo, può immaginare per esempio che una quota di questi possono essere destinati al car chi viene in carpooling,
se ha degli spazi dove potresti seguire, devo solo pensare agli interventi sulla ciclabilità, se Se l'azienda. uno volesse diventare mobility manager, non sa da dove partire, no? Non c'è una figura specialistica in questa azienda. Sì. Cioè, ci sono dei tavoli dove uno può partecipare per capire come muoversi meglio nella propria azienda, come attivarsi nel miglior modo possibile. Allora, anche qui Roma Servizi per Mobilità, che gestisce per conto del Dipartimento Mobilità di Roma Capitale l'ufficio del Mobility Manager Italia, quindi Sì. che è l'ufficio che ha il faticoso compito di coordinare le attività del Mobility Manager rispetto agli indirizzi di Roma Capitale, quindi fa un po' da snodo. Noi facciamo tante, proviamo tante iniziative. La prima in assoluto è la formazione, quindi noi facciamo periodicamente dei corsi di formazione ovviamente gratuiti per i mobility manager, dove insegniamo quali sono le principali leve e come si può redigere un piano di mobilità aziendale, quindi noi diamo questo. Poi Perfetto. esistono esiste anche della documentazione, comunque tecnica, non è un lavoro impossibile, è chiaramente un lavoro di buon senso. Ed è un lavoro anche di concertazione, perché come raccontiamo sempre nei nostri corsi di formazione, il mobility manager è una figura che ha il ruolo di relazionarsi con tutta l'azienda. Andrea, però tu hai parlato di costi di Sì. formazione. Dove li fate? Quando li fate questi corsi di formazione? Questa è Perché, una domanda no, difficile. così perlomeno. È giusto. Allora, noi ogni anno organizziamo degli eventi, Perfetto. organizziamo sistematicamente, facciamo incontri business to business, facciamo incontri di formazione, incontri tematici, no? Per esempio lo scorso anno abbiamo fatto degli incontri sulla mobilità elettrica, quindi le proposte dei mobility manager, facciamo attività di promozione sullo smart working, tante iniziative. Chiaramente i nostri momenti di formazione, che peraltro sono stati sempre divisi tra il management aziendale e il management scolastico, si sono sempre fatti in presenza in spazi ampi. Per esempio, l'anno scorso l'abbiamo fatto in occasione del Salone Mototennis alla Fiera di Roma. Quindi cerchiamo di coniugare questo momento di formazione, naturalmente non sempre così rilassante, con eventi anche paralleli, che sempre concernenti la mobilità. Quest'anno purtroppo l'emergenza Covid ha un po' rallentato la nostra attività di formazione, ma parallelamente abbiamo fatto partire un'iniziativa molto più strutturata e complessa. Ok, che sarebbe? È la creazione di tavoli eurotematici Ah, sì, interessante. con diciamo, sotto l'indirizzo del Dipartimento Mobilità di Roma Capitale e della Direzione Generale del Comune di Roma. Abbiamo organizzato diciamo, un grande evento virtuale con tutti i mobility manager che fanno parte della nostra rete, che sono più di 210 unità, e per darvi diciamo, un ordine di grandezza dei numeri, parliamo di oltre 340.000 dipendenti che vanno. Dipendenti e connessi, diciamo, quindi parliamo dai grandi enti che operano nel territorio di Roma Capitale, dalla presenza del Consiglio, dai grandi deputati, fino alle aziende più piccole, oppure nelle università, gli ospedali, tutte diciamo, le grandi aziende di telecomunicazioni, tutti Sì. i grandi attori diciamo, del tessuto produttivo romano. Hanno un mobility manager. Quindi, oltre a questa rete, Sì. abbiamo tutti i più importanti enti che sono stati proprio chiamati al tavolo della Direzione Generale del Comune di Roma. Quindi, grazie a questi tavoli, abbiamo avviato un percorso molto pratico, quindi la formazione viene lavorando. I temi di questi tavoli sono sharing mobility, smart working, ciclabilità, iniziative e problematiche del trasporto pubblico e condivisione di reti aziendali. Poi sta partendo adesso un tavolo specifico per quello della sanità.
Ah, interessante. Quindi tutti insieme stiamo lavorando, quindi chiaramente è cambiato il contesto, è cambiato l'approccio. Certo. Allora, per dire, sulla citabilità, il tavolo sulla citabilità nasce dalle grandi iniziative che Roma Capitale ha avviato in questo periodo per emergenza Covid, quindi parlo specificamente della rete dei visi ciclabili transitori, 250 km. Di aree ciclabili che si stanno realizzando, che si uniscono ai grandi progetti di ciclabilità. In più si stanno inserendo le castelliere nel territorio di Roma Capitale. Ecco, i mobility manager, per esempio, su questo argomento stanno collaborando per costruire un grande database con le esigenze di connessione dell'ultimo miglio. Quindi la singola azienda rappresenterà in questo database che diventerà georeferenziato cartografico, rappresenterà qual è il tratto di proprio interesse. Poi chiaramente noi con Roma Servizi valuteremo, daremo un ordine di priorità e questo tema sarà approfondito. Insomma. Ricordiamo Andrea che siccome siamo in diretta, per le persone che ci seguono possono scrivere a partecipazione@romamobilita.it se volete fare delle domande all'ingegnere Quasotto, ecco, noi siamo qui per rispondere anche a voi ai vostri quesiti. Mi fare domande difficili. Ma tu sai rispondere a tutto, quindi non hai problemi. No, dicevo, sono molto interessanti questi tavoli, anche perché sono specifici per temi diversi. E Assolutamente. quindi di nuovo è questo sulla sanità, Allora, volevo dire. sì, guarda, abbiamo questo sulla sanità deve partire Ma poi chi c'è questo tavolo? Ecco, raccontaci un po' come si svolge, cioè ci sono degli esperti, chi c'è? Allora, siamo Ovviamente si fa in azienda, in noi. No, Roma no, lo Servizi. facciamo ancora oggi chiaramente via web, Ah, però non è un perfetto. problema perché ci siamo ovviamente tutti abituati a Certo, questa modalità. ormai con... Ecco, e con l'occasione, il secondo tavolo, per esempio, Sì. di notevole importanza, è quello sullo smart working. È un tavolo che riteniamo strategico perché sappiamo tutti cos'è accaduto, ci siamo trovati a dover lavorare da casa, Ad affrontare, sì, questo momento molto delicato per tutti, certamente, certo. e quindi le aziende e i dipendenti non si sono trovati subito pronti, no? Ora ci troviamo in una condizione di uno scenario in cui le aziende più o meno sono assestate intorno al 50% di smart working, però è un momento delicatissimo questo, ecco perché questo tavolo è fondamentale, poi rispondo alla tua domanda. È molto delicato perché o le aziende in questo momento colgono l'opportunità di migrare verso la modalità di lavoro in smart working o come si dice meglio, lavoro agile, oppure si rischia di ritornare drammaticamente indietro. Perché dico drammaticamente? Perché lo smart working è una grandissima opportunità per le aziende, è una Certo. grande opportunità per i dipendenti, è una grandissima opportunità per la città. Però è evidente che bisogna passare dalla visione sì, sto a casa, non faccio nulla, questo sto facendo un regalo, al comprendere che opportunamente dosato, opportunamente supportato da strumenti tecnologici e anche supportato da una nuova visione che è quella del passaggio dal lavoro in presenza a un lavoro per obiettivi, e quindi su questo noi stiamo proponendo anche un piano di formazione non solo per i dipendenti, ma anche per il management che non è pronto a lavorare per obiettivi. E quindi dosando opportunamente lo smart working può diventare strutturale con delle percentuali importanti. Quindi, insomma, è un momento molto delicato. Tornando alla tua domanda, lo smart working è un esempio. Per ogni tavolo tematico abbiamo organizzato una modalità di lavoro standard. Quindi c'è un coordinatore del tavolo eletto fra i mobility manager, quindi una forma di democrazia assoluta. E poi definiamo quali sono le modalità per condividere le informazioni e per prendere delle decisioni. Per lo smart working, essendo una materia nuova, e in sintesi i macro temi che noi consideriamo strategici per lo smart working sono formazione, tecnologia a supporto e tutto ciò che è anche normativa. Ecco, stavo dimenticando, è la normativa chiaramente sui rapporti di lavoro. Andrea, ti fermo solo perché c'è una domanda che è appena arrivata. Ci ha Accidenti. scritto un utente e si Grazie parla per la domanda. proprio di
smart working, ci chiede: in prospettiva si riuscirà a mantenere i livelli attuali di smart working o essi sono destinati a calare una volta scemata l'emergenza Covid? Allora, è una domanda perfettamente rilassante con quello che esatto, lo stavamo dicendo. Sì. Allora, è qui che entra il mobility manager. Il rischio che percepiamo tutti è che attendere si ritorni verso la direzione pre-Covid. Cioè le aziende, se non sanno cogliere l'opportunità di passare allo smart working in una forma dosata, ovviamente non tutti quanti in ufficio, non tutti quanti a casa, ma con una rotazione nel posto di lavoro, il primo beneficio evidentemente è quello della conciliazione vita-lavoro. Ma oltre a questo beneficio c'è anche quello per l'azienda, che è quello appunto che, avendo la possibilità di equilibrare le mie esigenze personali con quelle lavorative, la mia predisposizione al lavoro cresce. Cresce anche la produttività, così come è stato dimostrato nel tavolo, dove è stata riportata l'esperienza dell'istituto bancario, che ha evidenziato che la produttività in questo periodo è cresciuta per 81%. In termini di riduzione delle assenze per motivi vari, veramente io mi faccio male ad una gamba, come dice normale, non andrei in ufficio, il smart working sostituto se continua a lavorare, anche se adesso a funzionare, per certo. Quindi posso non volendo. Far mancare la mia presenza, volendo ovviamente, adesso faccio così. La produttività misurata da questo istituto bancario, che ha un'esperienza pluriennale crescente di smart working, è aumentata misurandola però sugli obiettivi, sul raggiungimento delle performance, quindi sui dati veri. E non tutti hanno gli strumenti giusti per poter fare questa attività. Io pure personalmente, proprio per parlare del caso assolutamente del nostro ufficio, mi sono trovato a dover gestire il lavoro dei miei colleghi in smart working. Io so cosa fanno i colleghi e via telefono sicuramente siamo riusciti a gestirci, però mi sono proprio domandato come faccio a misurare effettivamente che tutti raggiungono l'obiettivo che ci siamo dati. Tanto per cominciare, dobbiamo scrivere l'obiettivo. Prima cosa, scrivere l'obiettivo. Questa è anche un'indicazione aziendale, però certo. Ognuno sa qual è il tipo di attività da svolgere nell'arco della settimana, e quindi già quello aiuta a distrarsi un momento dall'attività lavorativa per poter pensare effettivamente il collega A, ma sta lavorando al 100% oppure a dei margini, effettivamente in condizioni normali uno vede il collega davanti al computer con le mani sulla tastiera, si deve fare un'attività, l'attenzione sul lavoro del collega finisce lì. Invece dover pensare aiuta. Ovviamente non banalizzo, servono degli strumenti, serve una formazione e serve un passaggio mentale. Ecco. Quindi ecco, ritornando alla domanda, noi abbiamo tempo, meglio che questo mi dilungo. No, abbiamo pochissimo tempo, neanche 10 minuti. Allora, perfetto, quindi cerco di essere più sincero, perché io tendo ad essere cronista. ecco, tornando a questo, come dicevo prima, è proprio un momento fondamentale, quindi l'azienda tramite il mobility manager riesce a gestire questa fase al meglio oppure rischiamo di tornare alla fase recovery. Quindi è il ruolo dell'ufficio del personale insieme al mobility manager di sostenere questa transizione. Insomma. Aspetta Andrea, c'è un'altra domanda che sta arrivando, ecco qui sì. È arrivata, la leggo subito. Che novità ci sono sul mobility manager scolastico? Sì, perfetto. Quindi, mobility manager scolastico. Allora, il mobility manager scolastico è stato istituito recentemente con decreto legge 221 del 2015, è convertito. Quindi, dal 2016 esiste questa figura. Però, come la figura del mobility manager aziendale, sono figure nominate per norma, ma senza un atto sanzionatore che non si adempie. Questo significa che un amministratore scolastico può non nominare il mobility manager scolastico, come l'azienda può non nominare il mobility manager perché non accade nulla se non lo fa. Allora, il lavoro faticosissimo che noi abbiamo fatto in questi anni
con i mobili manager aziendali, è stato proprio di trasformare la nomina da un problema, cioè devo adempiere la norma, all'opportunità di farlo, perché l'azienda tramite lui risolve i problemi. Se ci chiedono di spostare una fermata del trasporto pubblico, per quanto possibile lo facciamo. Se ci chiedono di fare un incontro con tutti gli operatori della scena dei mobili, lo facciamo. Sul tema mobilità elettrica organizziamo degli eventi, quindi cerchiamo di aiutare su temi specifici. Sullo scolastico, invece, la questione è molto più complicata, perché cos'è la mobilità sostenibile in una scuola? Ovviamente parliamo dalla materna al liceo, all'università, c'è una, diciamo, una forbice enorme. Allora, noi tendenzialmente spingiamo sulla mobilità dolce, quindi andare a piedi o andare in bicicletta, quindi pedibus o il bicibus, e sul carpooling, oltre che per il trasporto pubblico per le classi superiori. Allora, carpooling, cominciamo dalla cosa più semplice. Il carpooling non lo fa nessuno, cioè in una scuola, cioè un genitore tendenzialmente accompagna solo il proprio figlio o arriva qualche bambino che conosce nell'ambito della classe. Se invece l'istituto scolastico volesse organizzare un carpooling di istituto, ad esempio il collegamento fra il nodo più vicino al trasporto pubblico e la scuola potrebbe avvenire in maniera spontanea, organizzata, dove i genitori accompagnano i figli, cioè i ragazzi, semplicemente con un riconoscimento, con una semplice app che li può veicolare. Per quanto riguarda il pedibus e il bicibus, purtroppo chiaramente l'emergenza ci ha fermato, però la mia perplessità nel periodo di ripresa è stata: ma i genitori saranno contenti di affidare i loro figli ad un servizio, che poi non è un servizio, noi puntiamo su un pedibus organizzato dai genitori affinché diventi un'iniziativa stabile, coordinata con i comitati di quartiere, con il consiglio di istituto, la dirigenza scolastica, con il mobile manager scolastico. Quindi la prima domanda è stata: ma i genitori saranno contenti di continuare a dare ai bambini a questa catena dove vanno mano per mano con il rischio di contagio? Devo dire che noi eravamo abbastanza perplessi, invece in questa fase di ripresa, grazie al faticoso lavoro dei miei colleghi, stanno crescendo le domande di supporto per organizzare i servizi Pedibus, e grazie anche alla rete di piste ciclabili transitorie sta nascendo anche qualche stimolo sul bicibus, quindi andare tutti in bicicletta a scuola. Devo dire, purtroppo i numeri sono bassissimi, non nascondiamoci dietro un dito. Noi cerchiamo di promuovere iniziative, ma chiaramente tutto questo deve nascere dalle scuole, che meglio ancora dalle famiglie, dalle scuole che si volgono a noi, e noi in modo del tutto trasparente possiamo dare qualsiasi tipo di supporto. Quindi anzi, utilizzerei questo momento di contatto proprio per spingere tutti i genitori a coinvolgere le scuole sia per la nomina del movimento scolastico e sia per contattarci per organizzare delle iniziative che vanno dalla formazione nella scuola. Abbiamo fatto anche degli eventi presso le scuole dove abbiamo parlato di mobilità sostenibile, mobilità idrogeno, abbiamo avuto pure la possibilità di far provare un bus a guida autonoma, perché c'è stato un momento in cui era presente presso i nostri uffici, proprio nel giorno in cui facevamo una giornata di formazione con i nuovi manager scolastici. Quindi ecco, formazione e supporto. Ottimo, ottimo. Sono le 15:28, abbiamo ancora 2 minuti. Andrea, su cosa vogliamo focalizzare questi 2 minuti? C'è qualcosa di importante che vuoi dire alle persone che ci stanno seguendo su questa figura del mobility manager? Ma in realtà ho parlato tanto, quindi ho detto molto. Quello che ecco, sicuramente se vuoi approfondire qualcosa in più sui tavoli che sono partiti adesso, sì. Ma ecco, credo che è un momento storico in cui la figura del mobility manager per Roma è ancora più centrale. Peraltro è anche declinata all'interno del piano down mobilità sostenibile, cioè il ruolo del mobility manager. PUMS. Santifica la figura del mobility manager, e noi mai come in questo periodo stiamo rendendo onore a questo ruolo, proprio perché il mobility manager siede al tavolo direttamente con l'amministrazione di questi tavoli tematici,
adesso è un momento particolare, ma è una relazione continua. Quindi ecco, io utilizzerei questi 2 minuti per spingere le aziende, gli enti che non l'hanno nominato. Ricordo che il sindacato Ronchi prevede, cioè impone, tra virgolette, le condizioni di cui prima, impone la nomina per aziende che hanno più di 300 dipendenti. Per noi questo non è un vincolo, perché quella è una teoria e posizione. Per noi le aziende anche più piccole possono nominare il mobile manager, proprio perché noi abbiamo interesse a dialogare con questa figura. Ed è importante, diciamo, che ogni azienda abbia un mobility manager. Assolutamente. Possono anche scrivere su questa posta che abbiamo aperto proprio questa settimana europea della mobilità, su partecipazione per chi volesse in questi giorni dal 16 al 22, oppure usare i canali standard, certo, di Roma Servizi per la mobilità. Quindi la figura del mobility manager, ribadiamolo, è fondamentale per ogni azienda. Sul nostro sito romamobilità.it c'è una lezione dedicata al mobility management aziendale scolastico. Abbiamo in questa sezione sia i moduli per la nomina, abbiamo documenti, materiale di formazione, materiale legato a convegni, anche ecco, ritornando a come si può formare un mobility manager, noi abbiamo tutto il materiale dei corsi fatti disponibili sul sito, quindi uno si può autoformare. Analogamente per lo scolastico abbiamo delle pillole fatte da un mobility manager scolastico, un dirigente scolastico, un presidente del comitato di quartiere e un presidente del consiglio d'istituto di una scuola che ha avviato molti servizi, molte linee di Veribus. Quindi anche quelle sono informazioni utili per poter capire un po' il tipo di attività. Grazie ad Andrea Pasotto e complimenti per questa figura così importante, soprattutto in un periodo dove si spinge sempre più per la mobilità sostenibile. Grazie per l'attenzione. Grazie.